Bella a tutti, ed eccoci qui a rigiocare a Pokémon Argento Anima. Nello scorso episodio abbiamo attraversato la grotta di mezzo. Abbiamo fatto salire anche un po' il nostro Zubat nella speranza che impari qualche mossa, diciamo, decente. E siamo nel percorso precedente alla città di Azalina, che è sempre stata fin da piccolo una delle mie città preferite di Pokémon Oro Argento. Sarà per la storia, perché mi evoca qualche ricordo molto particolare. Qui c'è un avventuriero. Purtroppo con la pioggia le mosse di tipo fuoco risultano indebolite. Questa è una novità rispetto alle vecchie generazioni di Oro e Argento. Infatti gli facciamo poco. Voglio provare io con un attacco rapido. Pochissimo, troppo poco. Si aumenta la velocità. Comunque mi sa che qui di braciere bisogna andare, perché comunque se no ci mettiamo troppo davvero. Per un pelo. Vabbè, adesso attacco rapido. Cosa manda adesso? Macho. Se avessimo una mossa volante con Zubat sarebbe il top. Però io comunque cambio, metto Zubat un attimo per condividere l'esperienza. Ok, lui si carica di energia e quindi noi scappiamo subito. Come avete notato, lo stile di lotta non è variabile, quindi non ti chiede vuoi cambiare Pokémon prima, ma lo devi fare tu perdendo un turno. Io ho scelto così perché volevo un attimo più di sfida nel gioco, che comunque non mancherà, perché Oro Argento Soul Silver, se non giocate super livellati, comunque non sono proprio così semplici. Contando anche l'introduzione di nuove mosse, di statico e altre cose del genere. Questo mi chiede il numero, però io non do il numero a questi allenatori, almeno all'inizio. Anche se potrei farlo per guadagnare esperienza, però chi se ne frega. Ok, siamo nella bellissima cittadina di Azalina.
e vi invito come sempre a notare queste colonne sonore di Oro Argento riorchestrate. Se non sono belle, sentite che roba. Ma come osi? Non ci conosci? Noi siamo il grande e mitico Team Rocket. Eh? Si è sciolto anni fa. Ma non farmi ridere. Altro che scioglimento. A dire il vero ci siamo brevemente divisi, ma poi ci siamo riuniti per realizzare i desideri del grande Giovanni. Perdo solo tempo a raccontarlo a te. Smettila di distrarmi e sparisci. Allora, e facciamo la conoscenza del Team Rocket, conoscenza che avevamo già fatta in realtà negli scorsi giochi, rosso, blu. Dicevano che il Team Rocket si fosse sciolto proprio grazie alla sconfitta di rosso, ma qui lo rivediamo. Adesso curiamoci subito e visitiamo un attimo la città, che è una cittadina piccola, diciamo. La cosa che mi è sempre piaciuta di questa cittadina è la sua posizione geografica, diciamo. Ovvero la sua vicinanza al bosco di lecci. Ok. La sua vicinanza al bosco di lecci, dicevo. E allora parliamo un po'. Il personaggio di Friends è uno dei migliori del gioco, almeno. Ah sì, ci dice che praticamente il Team Rocket tiene ostaggio gli Slowpoke per vendere le loro code. Qui abbiamo la palestra, che però è bloccata da questa recluta Rocket. A sinistra abbiamo il bosco di lecci, che rifatto nella versione con la grafica più bella di Heart Gold e Soul Silver è meraviglioso, e come vedete anche qui le cascine di legna della capanna, insomma le case non sono tutte uguali. Mi piacciono queste aggiunte, diciamo. Allora, praticamente qui questa è la fornace carbonella. Farfetch porta la materia prima per il carbonaio. Tutti gli Slowpoke sono scomparsi dalla città, e se il protettore del bosco fosse adirato, sarà un cattivo presagio. È meglio restare a casa. E il protettore del bosco qui è Celebi, perché Celebi, diciamo che è il leggendario che era ottenibile mediante evento, se non sbaglio, in Oro Argento originali. E qui abbiamo i bellissimi Farfetch, carini, guardate come lavorano. E lì c'è il forno. Vedete anche come queste aggiunte sono molto molto carine. Andiamo subito quindi da Friends, diciamo. Qui c'è sua nipote, credo. Sono spariti gli Slowpoke, ora spero che non li abbiano rapiti. Invece sì, li hanno proprio rapiti.
E tu chi sei? Bene, divano, eh? Vuoi che ti faccia delle ball? Temo che dovrai aspettare. Conosci il Team Rocket? Il Team Rocket è una banda di criminali che usa i Pokémon per lo schifini. Ufficialmente si sono sciolti 3 anni fa. In realtà sono al pozzo. Tagliano le code agli Slowpoke per rivenderle. Devo assolutamente dar loro una bella lezione. Tenete duro, Slowpoke. Franz sta arrivando. Allora, andiamo a seguire Franz, che è andato al pozzo Slowpoke. Però prima di tutto io entrerei a fare un giro al market. Comprare qualcosa. E in particolare volevo comprare dei... se li hanno, dei repellenti, assolutamente almeno 5, dai. Sì, sì, una di fuga, una può esserci sempre utile più avanti. Pokeball, quante ne abbiamo? 6. No. Pozioni mi pare che ne abbiamo. Sì. Vabbè, dai, ok. Niente. Voglio vedere un attimo questo. Ah, ok, vendere le ball particolari. Qui è Heracross, sto pensando. Heracross non è niente male qua. Anche se è molto raro e molto difficile da catturare. Mi pare che abbia un tasso di... apparizione dell'1 o del 3%, quindi... E tra l'altro bisogna fare botti in testa. In particolari alberi, e se la zona è sbagliata non lo becchi. Però Heracross, diciamo che in questo gioco ha delle mosse molto 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 buone. Ci penso, ci penso. Ditemi anche voi cosa ne pensate di questa possibilità di aggiungere Heracross in squadra. Andiamo giù. Guardate anche come hanno fatto bene il pozzo. Prima sembrava semplicemente una grotticella, adesso si vede che è un pozzo. E anche la grafica del pozzo è indubbia. Vedete anche qui la scala che scende. Si vede proprio che è un pozzo. Ehi tu, divano. La guardia lassù se l'è filata quando hai iniziato a gridare. Ma poi sono volato in questo pozzo. Sono atterrato con la schiena e non riesco più a muovermi. Razza di cani. Se fossi in forma i miei Pokémon li farebbero a fettine. Ma non posso farcela. No, non posso farcela. Quindi dobbiamo lottare noi al suo posto. Salviamo un attimo. Per la solita questione, che ormai sapete. E... Quanto mi godo con questo gioco. Ma non all'inizio, cioè all'inizio ancora non c'è nulla di, diciamo, particolarmente eclatante, ma vedrete dopo. Con l'evolversi del gioco diventerà una bomba proprio. Per non parlare del post Lega, che è uno dei migliori, come dicevamo. Ma io me lo voglio godere tutto questo. Voglio portarlo al termine, questo assolutamente. Se lo fosse qualcuno. Andiamo a uno sgomento, cosa gli fa. Non ha effetto, bene. Ancora non possiamo contare su Zubat. C'è qui pure i Rattata, si boostano.
Poi guardate che bello lo sfondo, così ben dipinto, del pozzo, che comunque è buio, e quindi io rimanderei Zubat perché ho bisogno di esperienza proprio. Sì, ci fa l'attacco rapido. E noi ricambiamo su Quilava. Sentite anche la colonna sonora contro il Team Rocket, quanto il remake quanto è bello. Se poi lo ascoltate come me con le cuffie in stereo, l'effetto è ottimo, molto molto avvolgente. Allora, facciamo una cosa, diamo una pozione a... dov'è? A Zubat. E poi procediamo. Super pozione, molto utile. Zubat versus Zubat. Volevo provare a fargli sgomento, ma ancora troppo poco. Ci fa di più perché ci ha fatto brutto colpo. Zubat, prima o poi vedrai che anche tu ci risulterai utile. Per fortuna che non ha fatto. Sì, sì, Ekans. No, ci metto di nuovo Zubat. Fregatura. Fatto avvolgibotta, noi non possiamo togliere Zubat perché ci tiene. Brutto colpo. Quando finirà l'effetto di avvolgibotta, ed è nuovo, dai. Ok, siamo liberi. Non so se avete notato che ho anche cambiato un po' filtro grafico, e mi sembra molto meglio adesso. Allora, un attimino, ridiamo un po' una pozione al nostro povero e per ora poco utile Zubat. Ok.
Qua c'è un oggetto, non può non esserci. Sì, c'è, superpozione, grazie. Tre Pokémon. Questo facciamocelo così, non cambiamo. Guardate i poveri Slowpoke con la coda tagliata. Un messaggio. Comportati bene, bada alla casa con il nonno e Slowpoke. Con affetto papà. Ah, si possono incontrare anche selvatici qui. Tanto per cambiare. Va bene. Adesso qui c'è uno di livello superiore del Team Rocket. Vedete anche la grafica diversa. E è un generale. Generale. Bravo Quillavone. Coughing al 12. Sì, mettiamo Zubat, potrebbe essere una buona botta di esperienza. Per fortuna che non ha effetto, perché una nuova cosa di questi giochi, siccome noi siamo di tipo veleno, l'avvelenamento non ha effetto su di noi. Fai sul serio? Vuoi proprio metterci i bastoni fra le ruote? Vedi tu. Qui magari a perdere tempo. Ancora non impara mosse utili. Sì, il Team Rocket è stato sciolto 3 anni fa, ma abbiamo continuato le nostre attività di nascosto. E non sarà una pulce come te a fermarci. Trema, trema per la paura, in attesa le nostre prossime mosse. Ce l'hai fatta, Divano. Hai messo in fuga il Team Rocket. E la meschina va un po' meglio. Possiamo andare a casa? Oh. È stato eroico scendere giù nel pozzo. Come ti ho detto poco fa, il Team Rocket è stato sgominato 3 anni fa da un ragazzo di nome Rosso.
cioè il protagonista di Pokémon Rosso, Pokémon Blu. E se si stanno riunendo, non ci può essere niente di buono dietro. Comunque sia, Divano, ti ho preso molto in simpatia. Sarò onorato di fare le mie ball per te, che sei così forte. Ora ho solo questa, prendila. Rapid Ball. Hai le ghicocche per me? Sì. Vedete? Ah. Proviamo a dargli quella bianca. Sì. E ci vorrà un giorno intero, ritorna dopo. A proposito, vuoi il numero di telefono del nonno? Sì, questo mi è utile. Quando ho pronte le ball. Grazie mille. Adesso direi di salvare. E quindi possiamo lasciarci qui. Nella prossima puntata sconfiggeremo la palestra di questa città, appunto, che è di tipo coleottero. E nella puntata successiva ancora probabilmente andremo nel bosco di Lecci. E quindi, come al solito, un saluto e alla prossima puntata.